Una matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CCGamer89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Clash Royale. Allora ragazzi, l'altra volta avevo detto che stavo bello fomentato su Clash Royale. Tanto è vero che sto continuando a registrare rispetto all'ultimo video che abbiamo visto. L'altra volta abbiamo fatto gigante e strega. Se non vado a dir cavolate, no, c'era la strega. E quale altro prodigio avevo utilizzato? No, è la Valchiria, non era il gigante ragazzi. Oggi, come vi avevo anticipato, ho reintrodotto lui, lo scheletro gigante. Per dargli supporto, dato che comunque è una truppa lenta, ci ho messo dietro un mega sgherro. E dato che lui viene pesantemente penalizzato da truppe di alto numero di contenuti di personaggi, cioè tipo l'orda di scheletrini praticamente, o i goblin, lancieri o tutte queste cose qua, ci ho messo la principessa che lo supporta da dietro. Mo fate un po' come vi pare. In più ci ho messo anche la scarica, che comunque dal nostro deck non è che se ne va via tanto facilmente. I restanti tre li conosciamo, i restanti quattro in realtà. Quindi andiamo giù pesante. 4469 trofei mi sembra di aver letto, non ne sono sicuro, ma chi se ne frega. Vediamo un attimo come riusciamo a cavarcela. Il mega sgherro, vi ripeto che non è una carta molto competitiva. O almeno così so io. Poi non so se hanno cambiato, ma non credo. Mi piace che me l'ha tirato subito, sapete? Mi piace un botto. Mi piace un botto. E tant'è vero che io vado a creare una situazione un po' particolare, perché mi faccio... Allora, rimango... Lui per togliermi una carta da 3 ha utilizzato una carta da 6. O si è sbagliato che mi voleva prendere anche il mega sgherro, perché se no io non l'ho capita. Qui se lui mi dovesse lanciare qualcosa di prepotente lo capirei. Seriamente lo capirei tantissimo. Ma non lo so. Vedete lui? Guardate, comunque abbiamo trovato uno che veramente ci può dare un sacco fastidio. Anche è vero che ha sprecato un botto di elisir. Ne ha cacciato tantissimo. Ok, quindi io posso buttare effettivamente qualcosa che mi può dare sicuramente una mano. Vediamo dove andiamo a parare contro questo qua, perché comunque la situazione è molto simpatica. Lui me lo spinge, a me va bene. Che goduria, che bucio di culo però. Allora, arcieri. Lui non lo posso lanciare dietro, perché se no mi arriva una fulminata, che poi credo che sia l'ultimo dei nostri problemi, se proprio dobbiamo metterci a chiacchierare di ste cose, no? No, non è un problema, bro. A meno che non mi fai fuori. No, non è un problema. Non è un problema mai. Non è veramente mai un problema. Tant'è vero che io non vado a difendermi, perché non è una cosa che mi interessa. Non è una cosa che mi interessa. Ok, abbiamo avuto dalla nostra parte probabilmente un po' di fortuna, perché la fulmine è cascata leggermente dopo di quello che ci poteva servire. Quindi va bene così. La principessa ovviamente gli fa dare problemi, e secondo me il ragazzo si è arreso. Quindi, essendosi arreso il ragazzo, io comincio a scatafasciargli addosso tutta la roba che posso. E mi metto anche a ridere, perché... perché sì, raga, cioè... porca miseria. Va bene che gioco con le carte leggermente più alte di loro. Poi non è detto, perché non sono andato a vedere bene... ah, c'è pure la sfida. Le loro carte, no? Perché non c'entra niente livello 12. Magari c'ha tutte le carte potenziate. E vabbè. Però, addirittura così, cioè, insomma... buona fortuna. Ti direi buona fortuna anche a te. Io partirei sempre con la mia princess da dietro. Lui mi smista queste. Ci sta. Però così diventano inefficaci in entrambi i lati. Non lo so. Cioè, se proprio devi buttarmi della roba, io la butterei in maniera un pochino diversa. Cioè, io personalmente, io, perché dovrei impegnarmi, perché dovrei impegnarmi a togliergli una cosa che tra l'altro...
questa devo sicuramente togliermela dalle palle, perché sennò mi va veramente a urticare un po' tutto. Ci sta. Qui purtroppo andiamo a prenderci degli schiaffoni. Sarà interessante. Vedete, ad esempio, questo Diego, per assurdo, mi piace di più del ragazzo di prima, perché... Ok, qua per esempio, se lui aveva gli scheletrini di livello, cioè i goblin dentro al barile di livello un pochino più alto, andavamo a prendere delle pizze importanti. E questo c'è da dirlo. Dai, fai qualche passo in più, tesoro mio, ma fai qualche passo in più. L'ha preso! Oh, io ero rimasto che c'aveva meno range. Ero rimasto che aveva meno range. O forse gliel'hanno ridato tipo un quadratino di range in più. Cioè, l'esplosione colpisce in maniera più totale. Cioè, capito? Il range, ragazzi. GG per lui. GG per lui. Perché noi possiamo fare così. Lei, ipoteticamente, mi doveva andare a rompere le palle. Guarda che bravo quell'arciere. È stato l'arciere più bravo di tutti. Non conosco un arciere così. Ho buttato lei perché mi sono sbagliato. Ovviamente, cioè, non è che vedo lì. La Tesla o l'hanno potenziata o è diventata un titan incredibile. Senti, io quella te la voglio togliere, perché veramente sei un... Ecco, no, non mi fate... Non è un problema, ragazzi. Non è un problema, non è un problema. Stiamo tranquilli. Stiamo tranquilli. Prendiamoci le nostre hit. Siamo tranquilli, siamo tranquilli. Che comunque tranquillo è morto un culé. Però. Se vedete, noi abbiamo un sovraccarico in questo momento. Cioè, lui sta subendo parecchio, eh. Anche è vero che c'ha quella principessa, ragazzi, che si è appioppata lì. Continua a non muoversi più. Devo fare molta attenzione. Ok. Ce l'ha. Cazzarola, gli è andato pure sotto. Gli è andato pure sotto Gianni là. Ok. Quindi sono 292. Ok. Perché lui mi sembra che aveva la fulmine, capito? Quindi ho dovuto fare così per forza. L'ho dovuta rischiare. Se non vado a dir cavolate, non mi ricordo, devo andare a vedere, perché ho fatto il ragionamento della fulmine. No, col cazzo, non c'aveva la fulmine perché era quello di prima, ma c'aveva il rocket. Quindi se non facevo così, me la pioppava col rocket e si metteva a ride. Invece io ho rischiato, ho fatto un calcolo velocissimo e ho detto, sai che c'è tanto ormai, è andata. Perché se mi ha tirato la tronco o qualsiasi cosa per danneggiarmi la torre, vuole appiopparmi addosso qualcosa di molto potente. Quindi ho detto, sai che c'è, me la rischio. Per fortuna nostra abbiamo rischiato bene, perché se no sta partita l'avevamo vinta con un rocket che arrivava così cattivo dalla sua torre principale, dal suo re. E io ci sarei rimasto un botto male. Però quel tipo di prima non era male, ragazzi. Non era male. Ok, io ti lascio fare, perché buttarmi un minatore così, d'accordo, potresti avere il tuo perché. Quindi già hai buttato 3 e 4, 7. A me ne sono rimaste delle cose lì davanti. Sì, ma è comunque bloccato. Sono d'accordo con te. Però se non sbaglio mi è rimasto qualcosa in più a me rispetto a lui. Poi se siamo fortunati lui è una sacaragnata, gliela tira, non gliela ha tirata per pochissimo. Quindi sfera infuocata. Lui è un tipo che comunque mi butta la roba dove me la deve buttare. Non credo rimarrà in vita. È rimasto in vita. Che cazzarola. Pure questa sarà tosta a quanto pare, eh. Pure questa sarà abbastanza tosta. Lui continua a farmi le stesse cose di prima. Io continuo a fare le stesse cose di prima. Lui mi butterà sicuramente. Cazzo, bene. Ok, mi butterà sicuramente i cosi, i barbari. Cioè, se mi butta i barbari mi fa male, però insomma, mi sa che faccio pure hit. Ok, adesso faccio hit. Quella potevo
probabilmente risparmiarmela. Quella l'ho sbagliata, la principessa. E questi sono gli errori che ti cambiano totalmente una partita, ragazzi. Questi sono gli errori che ti cambiano totalmente una partita. Ma veramente, ti cambiano la partita troppo. Ok, sarà un disastro qua portarcela a casa, sarà un disastro. Lui c'ha il rocket, ragazzi. Inutile che ve lo dico, come dire, la sfera infuocata, o almeno io l'avrei fatto tantissimo. Quindi o veramente gli carico il mondo addosso a sto tizio, ma veramente gli devo caricare un botto di roba. Ma veramente un botto, raga. Vediamo un po', Perché non è proprio non è facile mai. Non è veramente mai facile. No, ma secondo me lui c'ha rocket, ragazzi, ve lo dico, lui c'ha un rocket enorme. Lui c'ha un rocket grosso così, raga. Bene, questo mi è piaciuto però. Non la tiro, raga, non la tiro, non mi fotti, cioè, mi puoi fottere su diverse cose, ma su altrettante no. Su altrettante t'attacchi al ca e mo quello te lo becchi in faccia, zio, quello te lo becchi in faccia e ti devasto. Ti devasto, zio. Ti devasto. No, zio, no, bro. No. Bella partita pure questa. Bella partita pure questa. C'è stata un botto, c'è stata sta partita qua. Bella. Andiamoci a aprire sta robetta qua. Ancora la tornata, mamma mia, che cartaccia. Signori, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicino in su, commentate, condividete se non siete iscritti. Iscrivetevi al prossimo appuntamento al vostro 589. Siamo arrivati a 4558 trofei. Non male, bella.